Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Quest'oggi vedremo la funzione riempimento in base al contenuto, funzione disponibile nelle ultime release di Adobe After Effects 2019-2020, funzione molto utile nel caso in cui volessimo rimuovere oggetti dai nostri video. Abbiamo solo 3 minuti, quindi iniziamo subito. Bene, cominciamo dal principio. Io creo una nuova composizione, importo il mio materiale e la prima cosa che voglio fare è tracciare i movimenti di questa persona. In altre parole, quello che voglio fare è creare una semplice maschera, quindi strumento penna selezionato, clip selezionata, e vado a disegnare una maschera che segua i movimenti del soggetto o dell'oggetto che voglio andare a rimuovere. Non deve essere una maschera troppo precisa e fedele, in altre parole non dobbiamo fare un rotoscoping. La cosa importante che dobbiamo fare è animare questa maschera in maniera tale che segua i movimenti dell'oggetto che vogliamo andare a rimuovere. Quindi animo i keyframe, mi porto indietro di qualche fotogramma e adatto la maschera in maniera tale che il soggetto che voglio rimuovere cada sempre all'interno della maschera appena creata. Ripeto, non deve essere un lavoro di precisione, ma è importante che l'oggetto sia sempre all'interno della maschera. Quindi fate un po' di rotoscoping grezzo andando all'indietro in questo caso, poi muovete in avanti e verificate, ecco, che l'animazione sia pulita e soprattutto che la persona sia sempre all'interno della maschera. È un lavoro relativamente lungo, io già l'ho fatto perché abbiamo solo 3 minuti, quindi solo per motivi di tempo. Questo è il risultato finale, questa è la maschera. È importante, quando avete finito con il rotoscoping, impostare la maschera su sottrai. Ok, quindi sottrai e dovete avere un risultato simile a questo. Quindi una persona che passeggia rimossa con una maschera grezza, chiamiamola così, ma che fa in modo che il soggetto sia sempre al suo interno. Fatta questa operazione dobbiamo attivare lo strumento riempimento in base al contenuto. Come fare? Nella finestra, cerchiamo la voce riempimento in base al contenuto. Clicchiamo sopra e ci assicuriamo che il pannello compaia nella nostra interfaccia. A questo punto dobbiamo impostare semplicemente due impostazioni molto semplici. Dobbiamo dire ad After Effects che noi vogliamo riempire il layer in base al contenuto, quindi in questo caso all'oggetto che abbiamo inserito nella nostra maschera, e vogliamo dire ad After Effects che noi vogliamo riempire il livello per la durata dell'area di lavoro, quindi non per tutta la durata della composizione, magari, ma solo per una porzione, ok? A questo punto basta cliccare su genera livello di riempimento. After Effects inizia a calcolare i keyframe necessari e ad applicare algoritmi per analizzare frame dopo frame il contenuto della clip, e il risultato sarà di qualcosa di simile a questo. Quindi abbiamo una clip completamente ripulita dal nostro oggetto, che in questo caso è stato eliminato. Come funziona questa operazione? Cosa accade dietro le quinte? Bene, After Effects genera sostanzialmente un nuovo livello basato sulla nostra maschera. Infatti qui vedete la nostra maschera animata, e al posto del soggetto After Effects ha inserito i pixel che compaiono dietro al soggetto. Analizzando i fotogrammi con l'intelligenza artificiale di After Effects, After genera appunto un livello con solo il riempimento di ciò che dovrebbe esserci dietro alla figura che stiamo rimuovendo. Bene, accendendo tutti i livelli, questo è il risultato finale e mi sembra che sia un lavoro abbastanza soddisfacente. Grazie per aver seguito anche oggi questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Abbiamo visto come rimuovere un oggetto dalle nostre clip in Adobe After Effects. Se vi è piaciuto questo tutorial, mettete un like, condividete questa clip con i vostri amici, venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it, ovviamente mettete un like e cliccate sulla mia pagina Facebook, cercate Fabio Ambrosi. Grazie, al prossimo mini tutorial, ciao!